Ben ritrovati da Mezzagnoli.it, TVV85, dicevo da arginare una situazione kafkiana che riguarda un dolore atroce dove non si può neanche raccontare nel momento in cui si va in bagno. Sono andato nella toilette delle querce, speriamo che serva un pizzichino ad alleviare un dolore che resta atroce, che oggi mi ha di fatto impedito di dormire. E andiamo a cercare un gelato. Sono profumi, sono personaggi curiosi. La privacy delle candele. E ci sono qua, Romani. Non novità, yogurt magro magari. Non c'ho come fior di latte, troppo grande. È il gatto. Anni fa mi diceva amico pescarese di Sport Italia, adesso mi sfugge, mi diceva: Vanni, ma tu la conosci Iori Delli? Albanese, l'ho vista ospite a Tiki Taka. Tiki Taka. Tiki Taka. Taka. Ho dato il caffè. Double caramel. È ora di morire. Mocha dan. White chocolate. So che bello. Bah, niente di nuovo sotto il sole. Da appassionato di... Noi bloggeriamo. Ma sì, dai, proseguiamo il nostro viaggio all'interno del Fanno le Querce. Si arriva, si nota la guardia a fare video. Si ferma per forza. Questa è la zona più raffinata, una galleria di vini, vedete, una cantina, ma neanche un grande ristorante ha una cantina del genere, un po' per tutte le tasche, vedete. 619, no, 6,19 euro, peccato. Sono anche prezzi di rilievo. Anni fa quando stavo così male, lo stomaco e intestino, avevamo raccontato, ho massaggiato con Silvia bottiglie di pregio che a casa nostra restano anche per un mese, bottiglie di grande pregio, vedete. Allora, perché raccontiamo questo? Perché crediamo, al netto della foto di Alessandro Borghese, che si possa fare una TV delle cose che veramente interessano alla persona. Whisky, 110 euro, il rum, no? La ricercatezza, oggi che non ci sono i ristoranti aperti, però c'è la possibilità di fare spese appaganti. Noi non amiamo i liquori, Maculanto Orcolato l'abbiamo preso e noi siamo quelli delle prime volte, le uniche volte. Io, mia moglie ad esempio, aveva il desiderio di ritornare anni fa, Silvia Giglioli, in ristoranti che avevamo già provato qui attorno. Io sempre cercato di cambiare il senso della vita, per me. La gastronomia, la ristorazione è sempre ad altissimi livelli dalle nostre parti. Vedete che colpo d'occhio, splendido, splendido, assolutamente splendido. Piadini, dobbiamo rinunciare, date le nostre condizioni di partenza che sono assolutamente terribili. Il nostro intestino, terribile, mai sofferto così tanto. Pollo tonné, belli formaggi, splendidi, splendidi, eccola là la guardia.
sotto aceti, Nicotakis.